Si sono costituite, hanno chiesto di costituirsi una quarantina di colleghi per credo un migliaio di posizioni, grosso modo, di azionisti e obbligazionisti, e è stata rinviato il procedimento, l'udienza, ad una prossima udienza il 12 ottobre, udienza nella quale verrà discussa la legittimità di queste richieste di costituzione. È stato poi fatto un calendario di udienza, un'ipotesi di calendario di udienza per l'attività successiva. Sono oltre 2.000 le richieste di costituzione di parte civile sul banco del GUP del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia, depositate nel corso dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio dei 20 indagati per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta in seguito al crack di Banca Etruria. Potrebbe dunque diventare il processo con il più alto numero di parti civili, superando anche quello del processo sul naufragio della Costa Concordia. Noi come per consumatori 1518, ma per però ci sono stati 24, mi pare, gruppi di costituzione di parte civile, alcune singole, altre per una pluralità di persone, quindi molte, come era prevedibile. L'udienza preliminare che si è svolta ieri si è conclusa con un rinvio al 12 ottobre 2017, udienza che sarà interamente dedicata alle parti civili. Il processo riguarda finanziamenti concessi e mai rientrati, distrazioni che secondo l'accusa portarono al dissesto dell'Istituto di Credito Aretino. Il pool di PM che indaga su Banca Etruria, guidato dal procuratore Roberto Rossi, ha chiesto inoltre di riunificare il primo filone con quello ancora in chiusura di indagini preliminari. E mentre nell'aula del Tribunale andava avanti il procedimento, fuori dal Palazzo di Giustizia è stata inscenata una manifestazione di protesta pacifica da parte dei risparmiatori azzerati dal decreto salvabanche.